Ringrazio chiaramente i comitati territoriale e regionale della WISP che hanno allestito un bellissimo padiglione. E due secondi, vi lascio subito per lanciarvi soltanto un segnale importante. Mi rivolgo a voi, bambine e bambini, ragazzi e ragazze. Troverete nella vostra vita qualcuno che vi dirà: tu no, tu non puoi. Non puoi continuare a far sport, non puoi continuare a fare quel tipo di sport, non puoi giocare perché non hai le caratteristiche fisiche, perché non raggiungerai i risultati. Continuate a dirgli, non semplicemente non sono d'accordo, continuate a dire con la vostra pratica e con la vostra passione che quella cosa lì è un diritto. Giocare e fare sport è un diritto di tutti, è un vostro diritto. Il giuramento che ho ascoltato è esplicativo fortemente, diciamo, di questo. Quindi non fatevi mai abbagliare di chi vuol fare le selezioni, pur legittimo che sia, eccetera, scartando coloro che non sono in grado. Tutti siamo capaci di, nel momento in cui ci mettiamo passione, sacrificio e volontà di divertimento, perché la cosa più importante del valore sportivo è, come è stato detto, è il valore sociale. La capacità anche oggi tra voi, scuole, e ringrazio tantissimo per essere qua, le insegnanti, le istituzioni scolastiche, gli insegnanti, e soprattutto vivere momenti di divertimento e per poter anche scambiarci soltanto le nostre piccole storie quotidiane attraverso la pratica sportiva. Quindi divertitevi tantissimo e ognuno di voi sarà comunque campione, non soltanto oggi ma nella vita. L'importante è costruire attraverso lo sport buone cittadine e buoni cittadini. Grazie alle istituzioni e grazie davvero a tutti.